Montecatini Terme si respira aria di festa, ma soprattutto si respira aria nuova. Sono con Sergio Miele, che è il presidente della Proloco. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, appunto, come dicevo, aria nuova per questa casa del Natale, la città del Natale. Sì, un'area nuova fatta da Montecatinesi con la Proloco che si è costituita da poco e grazie a un'amministrazione che ha fatto un bando pubblico e abbiamo potuto partecipare. Contenti. Abbiamo visto l'entusiasmo comunque della gente, noi abbiamo un po' girato, siamo entrati nella Baita, che è appunto una delle strutture più grandi in Toscana, e abbiamo visto veramente l'entusiasmo della gente che veramente partecipava con grande felicità. Sì, Paolo Grossi che ha realizzato la splendida baita di Babbo Natale ha fatto un gran lavoro. Ha migliorato una situazione già buona di partenza e quest'anno ha veramente fatto tanto. È l'attrazione di punta di Montecatini insieme a tante altre cose che ci sono, a Luna Park, a Termeland, al meraviglioso albero, diciamolo, che è alle nostre spalle. E niente, speriamo che sia un gran Natale, anzi ne siamo sicuri, l'entusiasmo è enorme e vorremmo vedere anche in bel tempo, ma nonostante questo la gente insomma non fa che arrivare, quindi siamo contenti. Come dicevi tu, grandissima città, bellissima città Montecatini. Quali sono i programmi futuri della Proloco? La Proloco ha intenzione sostanzialmente di fare questo, cioè di promuovere in modo semplice ma eticamente corretto e uno sviluppo culturale e non solo delle attività che verranno fatte a Montecatini. Quindi abbiamo tante attività in itinere, abbiamo tanti progetti e siamo sicuri che i montecatinesi ci verranno dietro. Stiamo veramente crescendo tantissimo, le iscrizioni sono tante e di questo sono veramente orgoglioso. Tanto abbiamo anche il suono della campana sotto che ci, ci fa capire. Montecatini si ricorda di noi e ci ricorda che c'è, ecco, il campanello. Grazie mille e tanti auguri di buone feste. Grazie, grazie.